Benedetto il nome del Signore. Vogliamo leggere in San Matteo, capitolo 24, intestato il sermone profetico, principio dei dolori. Questo passo si trova anche in San Marco, capitolo 13, e anche in San Luca, capitolo 21. E dice così. Gesù, essendo uscito, se ne andò fuori del tempio e i discepoli si accostarono per mostrargli gli edifici del tempio. Ma Gesù disse loro: non vedete voi tutte queste cose? Io vi dico in verità che non sarà qui lasciata pietra sopra pietra che non sia diroccata. Poi, essendosi egli posto a sedere sopra il monte degli ulivi, i discepoli gli si accostarono da parte dicendo: dici, quando avverranno queste cose e qual sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo? E Gesù rispondendo disse loro: guardatevi che niuno vi seduca, perciò che molti verranno sotto il mio nome dicendo: io sono il Cristo, ne sedurranno molti. O voi udirete guerre, rumore di guerre, guardatevi, non vi turbate, perciò che conviene che tutte queste cose avvengano, ma non sarà ancora la fine, perciò che una gente si leverà contro un'altra, un regno contro l'altro, ci saranno pestilenze, fame, tremori in ogni luogo, ma tutte queste cose saranno solo principio di dolori. Qui parla tremoti in ogni luogo, ma sono principi di dolore. Allora vi metteranno nelle mani di altri per essere afflitti e vi uccideranno, sarete odiati da tutte le gente per lo mio nome. Ed allora molti si scandalizzeranno e si tradiranno e odieranno l'un l'altro. E molti falsi profeti sorgeranno e ne sedurranno molti, e perciò che l'iniquità sarà moltiplicata, la carità si raffredderà. Ma chi sarà perseverato in vino, alla fine sarà salvato, e questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, in testimonianza di tutte le gente. Allora sarà la fine, perciò la fine verrà quando l'Evangelo sarà predicato in tutto il mondo, glorificato il nome del Signore. Verranno molti falsi profeti al nome del Signore e ne sedurranno molti. L'iniquità sarà moltiplicata, la carità di molti si raffredderà, essendo che non c'è più addirittura nascono queste cose. Poi dice ancora: vi metteranno nelle mani di altrui per essere afflitti, portati in prigione, vi uccideranno, sarete odiati da tutte le persone per il nome di Gesù Cristo, per il mio nome. Allora molti si scandalizzeranno, alcuni si allontaneranno della fede, questo significa. Si tradiranno, odieranno uno con l'altro, si arriverà un odio uno contro un altro. Benedetto il nome del Signore. Allora, qui vediamo i discepoli guardano il tempio. Allora, e lo mostrano anche a Gesù. Allora, ma Gesù disse loro: non vedete voi tutte queste cose? Io vi dico in verità che non sarà qui lasciata pietra sopra pietra che non sia diroccata. In un altro luogo dice così direttamente: guarda che belle pietre, guarda che tempio, guarda queste cose. E Gesù gli disse: non abbiate l'occhio a queste cose terrene, abbiate l'occhio che il vostro nome è scritto nel libro della vita in cielo. L'uomo sempre guarda verso terra, è soggetto a guardare verso terra. Alleluia, ma il Signore dice di guardare in cielo, Gesù, essere preparati perché vi saranno glorificati il nome del Signore, alleluia, tanti e tanti fenomeni. I discepoli, quando si sono trovati a parte con Gesù,
hanno domandato questa situazione, quando finirà il mondo. L'interesse loro era di guardare quando finiva il mondo, ma Gesù gli disse, glorificato al nome storico, che dovevano succedere tante cose prima che finisse il mondo, Gesù, ma sono solamente principi di dolori, terremoti in ogni luogo, guerre, rumore di guerra e tante cose. Vi sono state, fin dai tempi di Gesù ci sono state anche queste guerre. Questo è il rumore di guerra, nazione contro un'altra nazione, sono stati sempre, ma sono sempre principi di dolore. Noi non sappiamo il giorno e l'ora, lo sa solamente il Signore. Fare delle date, si può anche sbagliare, lo rendono storico, se non è guidato da Dio. Questo, noi a riguardo a questo segreto dell'ultima giornata, lo sa solamente il Signore. Il Signore ha tenuto, alleluia, questo segreto in se stesso. Ma vi sono dei segni che sono principi di dolore. Quando l'Evangelo sarà predicato in tutto il mondo, possiamo incominciare a pensare che sia la fine, ma non sappiamo quanto tempo passerà ancora. Perché in Daniele dice così: se la data è fino a questo punto, voi dovete aspettare ancora di più di quella data che Dio ha dato. Perciò si fa capire in questo passo, si fa capire anche negli altri passi. Il giorno e l'ora non lo sa nessuno, la persona ci interessa di attendere, di aspettare quando il giorno del Signore verrà. Ma il giorno può venire, fratello, anche di un momento o in un altro, il Signore ci può chiamare personalmente e per noi è terminato tutto. Quando noi ce ne andiamo è terminato. Perciò noi sappiamo anche il giorno e l'ora quando il Signore ci chiama, lo Gesù, e ci toglie di questa terra e ci vuol portare anche con Lui. Vogliamo essere preparati, vigilanti? E noi ci troveremo bene. E Dio sia lodato.